Buona giornata a tutti, diretta a fare la pipì. Hola. Buona giornata. Allora, oggi mi sono presa vacanza, diciamo così, perché sono le 8:50 invece che non fai la pipì. Invece che le 7:45 come sono di solito, perché oggi ho il prelievo. E quindi, vabbè, tra poco dovrò andare, sono in panico totale. Che altro? No, praticamente sono in mezzo. Che altro devo? No, semplicemente non ho voglia. E devo bere 3 litri di acqua, 2 litri d'acqua, tipo perché ho paura che non mi becchino la vena e sono terrorizzata per questa cosa. E quindi berrò tipo 3 litri d'acqua. Devo stare a digiuno, sono a digiuno dalla mezzanotte, Peppina. Quindi ora vado su e comincio a bere. Ci sto dando dentro. Ho bevuto poco ancora, però ho bevuto. La Peppina è lì che sta facendo la nanna. Mica tanto. Che c'è, amore? Lui ho messo la coperta perché trema sempre ultimamente. Ha tanto freddo. Gli ho fatto una similcuccia. E basta. Ora io sto studiando, ovviamente. E aspetto con molta ansia il prelievo. Non so come farò, cioè credo che andando lì sverrò, perché... Cioè, o meglio, dopo che mi hanno prelevato tipo 20 prelievi di sangue, cado per terra come un pero, sicuro. Vabbè, dai. Aiuto. Sto andando. Il problema è che sto cercando anche di scaldarmi perché sono infreddolita da morire. E se ho freddo le vene sono piccole, piccole. Quindi sto cercando di riscaldarmi, di tipo correre anche un pochino. Aiuto. Ok, vi faccio sapere com'è andata. Sono in panico totale, giuro. Probabilmente sono io che mi ricordo che facevo malissimo, perché li facevo quando ero piccola. Però non mi ha fatto quasi... cioè, non mi ha fatto male. E adesso? Perché sono stata brava. Lo mangio un Kinder cioccolato. Adesso non svengo. Non mangio da ieri a mezzanotte. E basta, sto ancora un po' tremando. Però sono contenta. Adesso vado diretta a fare la pipì. Perché ho bevuto 2 litri di acqua e veramente sto morendo. Vado a fare la pipì. La cosa che mi fa più male è che mi ha messo ovviamente il cotone col cerotto. E tipo sto tenendo il braccio così chiuso perché mi fa male il cerotto. Vabbè, e basta, quindi è andata benissimo, ci sarà contenta. Sono un po' preoccupata per la Mantoux, che è praticamente un test in cui ti iniettano praticamente degli antigeni della tubercolosi. Gli antigeni, vabbè, insomma, per vedere se è buona la tubercolosi o se è mai stato venuto in contatto così. Allora, abbiamo mangiato, scema Peppa, sto portando giù la Peppina. Abbiamo mangiato una pasta col tonno. Forse fa la cacca qui. Strano, di solito la Peppa ha bisogno di essere buttata fuori solo a pranzo, cioè scusate, la mattina e la sera. Di solito non ha particolari emergenze, diciamo. Anche perché sta sempre, cioè se vuole uscire si mette davanti alla porta. E oggi dopo pranzo si mette davanti alla porta. Quindi l'ho portata giù, ma poveretta, non so. Ci vediamo. Io ho già fatto. Abbiamo la cacchina. Comunque tra poco io parto. E vado a Padova, prendo il treno. Sapete che in treno non so quanto riuscirò a filmare. Anzi, non riuscirò a filmare. Sto facendo la cacca, quindi ora raccolgo. Allora, e quindi appunto, scusatemi, dicevo che non so quanto riuscirò a filmare il treno. Comunque dovrei arrivare a casa per le 7. Poi forse, se riesco, vado al cinema con mia sorella. Tra l'altro anche mia sorella deve arrivare in stazione perché oggi è andata ad una gita praticamente a Venezia, quindi ci troviamo praticamente a Padova e poi mia mamma ci viene a prendere. Comunque, devo fare un appello a Gian Maria, ci rispondiamo tramite video. Ho visto nel video precedente, giorni 11 e 12, che è andato e fa: ho preso dei pensierini per le persone care. Allora Gianni, se mi hai preso un magnete per il frigo o se mi hai preso una cartolina,
ti ammazzo. Cioè, se mi hai preso quello e poi un'altra cosa va benissimo. Ma visto che sono stata 15 giorni senza di te, ci sta un regalino serio, vero? No, ora sembro una tutta setata di regali così, non lo sono. Però, scusami, lui si è preso delle cose meravigliose che domani vedrete. Quindi, ci sta un regalino per la Julie. Ci sta tutto un regalino per la Julie, direi. Che non sia una cartolina. No, vabbè, sto facendo la cattiva. E ora vado su. Allora, la mia coinquilina ieri, anzi, ora ve le metto perché vi giuro, ieri mi è dispiaciuto fare, non aver fatto il vlog. Allora, vi metto il primo, che è, abbiamo mangiato, abbiamo fatto tra coinquiline la cena di Halloween in anticipo. Allora, mi ha fatto risotto di zucca, che ci sta perché c'è la zucca, e questo l'ha fatto. Poi ci ha fatto i würstel. Praticamente erano tipo delle mummiette, perché erano dei würstel tagliati e tutti avvolti con la pasta sfoglia o pasta brisée, quindi sembravano delle mummie. E poi dei muffin al cioccolato con il cuore di Nutella, un ottimo sostituto di Gianni, cioè proprio una meraviglia. E basta, ora vado su, se questa si muove, e preparo la valigia. Ok, tutto pronto, sono circa le 4:30, sto chiudendo le papparelle perché la Emma è già tornata a casa, scusate, buio improvviso, la Emma è già tornata a casa e la Noemi non so precisamente quando torna perché è andata dalle sue amiche e quindi chiudo tutto così sono sicura che non vengono i ladri. Oddio, questo non sono sicura, però comunque. Vabbè, allora, chiudo tutto. Ecco la mia casetta, ci vediamo. Ah, devo tirare via le ciotole della Peppa, rimangono lì per oggi. Questa volta. Scusate, buio di nuovo. Peppina, tu sei pronta? Ok, allora. Noi ci vediamo dopo, quando arrivo a Padova. Siamo a vedere un filmetto. Allora, dovevamo andare a vedere, non ricordo più, tutto può cambiare, ma abbiamo optato per scrivimi ancora perché mi sono sbagliata sull'orario. Quindi andiamo a vedere un film. Serata sister. Allora, siamo tornati a casa e alla fin fine, siccome siamo arrivati in ritardo, abbiamo scelto di guardare un film che si chiama Scrivimi ancora. Tipo, nessuna delle due l'aveva mai visto, mai sentito trailer, eccetera. Devo ammettere che è stato... Allora, io sono un po' una piagnona, nel senso che tantissimi film che guardo mi metto a piangere. E questo film è stato tristissimo, con un finale molto molto carino. E mi è piaciuto, devo dire che veramente è stato carino. Poi, volevo salutare due persone. Una è Noemi, che saluta, ciao Noemi. Ci segue, o meglio ci scriviamo su Snapchat. E un'altra ragazza è Margherita, ciao Marghe, vi mando un bacione tutte e due e vi ho salutato. E poi cos'altro che dovevo dire? Dovevo dirvi che, vabbè, notavate, questo film non è male, si chiama Scrivimi ancora, l'ho già detto, sì. E adesso stiamo guardando X Factor, siamo appena tornati a casa, stiamo guardando X Factor. A me piace molto X Factor, infatti sono un po' triste di averlo perso stasera, però l'abbiamo registrato, quindi tipo credo che domani lo guarderemo. E poi volevo farvi vedere una cosa che mi è arrivata e sono stra mega iper superissimo contenta, e ora qui lo dico, finalmente anche Giulia e Gianni fanno delle collaborazioni, visto che tutta YouTube le fa. Che mi è arrivato questo pacco, questa collaborazione, Mr. Bean His Ears Scrub. Vabbè, non vi annuncio niente perché credo che farò un video completo, però ancora non sono sicurissima. Intanto ve lo faccio vedere, è uno scrub, ma non vi dico altro, basta. Ecco, mi è andata via, vabbè, non so neanche se ho registrato. Comunque, allora, volevo dirvi che vado a nanna. C'è Bentley che mi guarda un po' male. Vado a nanna.
E ci vediamo dopo domani, domani con un video di Gianni, che sarà da Hong Kong. Che altro devo dirvi? No, basta. Vi mando un super mega iper bacione a tutti. E basta. A dopo domani.